vuole reclamare nulla. No, eccoci, siamo di nuovo. Siamo di nuovo in diretta dopo la reclam, appunto, come ha sottolineato, a me piace dire un po' vintage. Ci ha raggiunto Pippo Zeffirelli, che è con Luciano, appunto, il figlio adottivo di Franco Zeffirelli, e il sindaco della città di Verona, Federico Sboarina, che sarà ben felice, no, di questa serata meravigliosa. Intanto, Pippo, io volevo da te, ho visto che hai anche incontrato, mentre il Presidente della Repubblica andava appunto a salutare le maestranze, ha voluto incontrarti. Penso che per te, insomma, vedere tutto questo sia una cosa che ti riempirà di orgoglio, e penso che anche tu senta, come ha detto bene anche Vittorio, la presenza in qualche modo, no, di Franco qui, del maestro. Beh, una serata particolare, una serata fantastica, e il pubblico è entusiasta della produzione, di quello che sta vedendo, e purtroppo è la prima volta che ci troviamo ad affrontare una prima così importante senza la presenza del maestro, quindi un momento di felicità ma anche di grande tristezza. Eppure Vittorio ha detto una cosa giusta, in realtà c'era, perché l'inizio del primo atto iniziava proprio con un funerale. Feretro, ma la cosa che mi ha fatto, che mi ha riportato a Franco, è quella di Franco, che diceva l'unica quando lui diceva io l'unica cosa che mi perderò è quella di non essere al mio funerale. Com'è che lui ci giocava sempre, ma invece lui c'è stato. Invece lui c'era stasera. Ho detto, quando si è inventato questa novità di vedere il feretro di Violetta prima dell'opera, era quasi come per dire io sono qui, sono qua. Ma perché nelle altre produzioni si iniziava sempre con praticamente il finale, e lei da sola prima di morire, e qui invece non c'era la possibilità, per via del sipario eccetera, di fare quello che normalmente si è sempre fatto, per cui abbiamo pensato di fare appunto il funerale di lei con la carrozza che passa. E un momento è stato duro da vedere, è stato molto vedere, forte, devo dire, in questa credo che sia piaciuto comunque al pubblico, molto, anche sì. L'idea e l'abbinamento molto della, è come se lo spirito suo fosse a maggior fosse ragione presente, qua sì. Sindaco, che orgoglio ha nel vedere la sua città, la sua Verona, seduto insieme appunto al Presidente della Repubblica, a tutte le maggiori cariche dello Stato, visto anche il Presidente del Senato, la signora Casellati. Un orgoglio unico, immenso, tra l'altro il Presidente della Repubblica, il Presidente del Senato, tanti ministri che sono presenti, il Ministro Bonisoli, il Ministro Fontana, il Ministro Tria, il Ministro Stefano, insomma c'è veramente tantissimo qui questa sera ed è un grandissimo tributo. Io continuo a pensare così, che sia quasi una regia, quasi che c'è stata da parte del grande maestro, di fare un'ultima grande regia, che è quella di questa sera, perché noi avevamo pensato di iniziare la prima con la Traviata del grande maestro, poi è successo quello che è successo in questi ultimi giorni, e questo è un grandissimo tributo, è un tributo che poi anche grazie a voi diventa un tributo mondiale, e quindi è un tributo che veramente merita, ed è un grandissimo orgoglio per la città, a cui devo dire una città a cui Franco Zeffirelli si è molto legato, perché ha fatto tante produzioni all'interno dell'Arena di Verona, ma anche banalmente, ma che non è banale, per chi è entrato oggi in Arena e ha visto tutto quel listone, quella passeggiata è stata ridisegnata da Franco Zeffirelli, e quindi ha lasciato dei segni tangibili veramente nella nostra città, e questo era forse il minimo che potevamo fare, perché è difficile eguagliare un talento così. Certo, tra l'altro io sono stato una volta sola a novembre dell'anno scorso, e quando sono stato a casa io credo di essere l'unica che non è mai stata a casa di Zeffirelli, a questo cosa, punto, perché cosa devo dire la verità, tutti ci hai sempre snobbato per quello. No, anzi, no, non sono mai stata, io non mi infilo mai, non mi buco mai, e quindi guardando le pareti mai di quella casa, guardando le pareti, le foto che ci sono in quella casa, capisci chi era Franco Zeffirelli, perché tutti i personaggi più importanti del Novecento sono fotografati insieme a Franco Zeffirelli in quella casa. È incredibile, io veramente ho provato un'emozione incredibile quel giorno.
Tra l'altro l'impegno dell'Arena Prezzifirelli non si ferma qui, non ricordiamo che è in preparazione una grande mostra internazionale proprio dedicata al rapporto tra Zeffirelli e l'opera nell'arena. Tra l'altro ho visto anche questo Waiting for Opera che state facendo qui proprio per far conoscere l'opera prima ancora di entrare nell'arena. E c'è anche un'altra cosa che l'arena ha fatto e da dire ha messo le mani avanti, perché io so di un'altra bellissima cosa, bellissima opera che il maestro ha in programma e che l'arena ha in tasca, quindi hanno preso anche questa bellissima opera che se non sbaglio poi va a coronare la trilogia popolare verdiana che il maestro è, poi ha fatto, perché Traviata, Trovatore e Rigoletto, quindi hanno preso anche, se non sbaglio, il maestro ha fatto un bellissimo Rigoletto. Rigoletto è stato preparato. Vittorio, ti vedo particolarmente silenzioso. No, devo dire che il sindaco, benché sindaco, che io sono sindaco, ha avuto una bella intuizione, e l'idea che Zeffirelli diriga questa regia dall'aldilà e vedendo quello che noi facciamo, prevedendolo, non solo è vero, ma ho avuto un momento di commozione vedendo il figlio che abbracciava Tony Renis e lo abbracciava come se fosse ancora Zeffirelli a farlo. Mi è venuto in mente, ho trovato una pagina di Apollinaire nella Casa dei Morti che dice qualcosa che lui mi ha fatto provare e lui in qualche modo ha, che dice: perché nulla può innalzarvi più dell'aver amato un morto o una morta. Si diventa così puri da giungere nei ghiacciai della memoria a confondersi col ricordo. Se ne resta fortificati per l'intera vita e non si ha più bisogno di nessuno. Ecco, io vedendo lui ho avuto la sensazione che Zeffirelli gli avesse dato la forza di non avere più bisogno di nessuno, come a noi che qui vediamo vivo lui che non c'è ma è più vivo di noi. E quindi le voci dei cantanti si accompagnano al sonoro della sua regia, che è vita con lui che è qui dietro, che è qui con noi. Sicuramente. E questo mi sembra sia sigillato in questa occasione così unica. Sicuramente, hai detto delle cose bellissime. Secondo me non solo è vivo, ma sorride sicuramente di tutto quello che diciamo, di tutto quello che Vittorio dice, compreso il reclam, che sei una sagoma, veramente una sagoma. Era molto spiritoso. Cosa avrebbe detto in questa occasione? Se tutti i fidanzati con me ti potevo portare a casa di Zeffirelli, ho portato numerose fidanzate. Ma tu immagino, perché ne hai avute tante. Io andavo lì e lui tra l'altro vero, amava le donne. È vero. Siamo divertiti. Beh sì, guarda come le trattava bene. Vittorio davvero, è venuto diverse volte a casa nostra. Sì. Le ha combinate anche tutti i colori. Ma sai che però quando ti posso portare a casa perché non parla, è morto. Sempre lui. Vabbè, quello che sentiamo qui sicuramente, insomma. Ma lo sai, cioè, ti ricordi Pippo quando al Metropolitan sono andata a fare l'Otello, che feci l'Otello con la regia di lui? Un momento meraviglioso. L'aveva fatta molti anni prima, però ha voluto, era talmente generoso, ha voluto esserci per il mio debutto al Metropolitan in Otello, ma e mi chiamò in residence, a residence dove stavo, pronto, io sono Franco Zeffirelli, e io risposi: e io sono Pippo Baudo. Ecco, che vedi, è stato meno è stato meno divertente? È stato molto divertente. Ma scusami, ma perché tieni il microfono nel taschino che poi non ti sentiamo? Vabbè, però è unico nel suo genere, sì. Adesso la reclam non c'è. No, volevo sottolineare anche, appunto, tu sei stata Violetta, no? Sì. Quindi quali ricordi ti ha suscitato questa rivedere? Mi è venuto in mente sicuramente quando l'ho fatta io. L'emozione, ecco, io vorrei sapere, ma dietro alle quinte, tu e Vittorio, che insomma, come vi preparate? Un ruolo così importante. Ma senti, guarda, io mi ricordo solo una cosa, a parte la paura, che quando dovevo cominciare, pochi secondi prima di fare, è strano, un silenzio totale, è passato un gatto nero. Ah, sei superstiziosa? Io sì. E allora ho aspettato un attimo perché tutta la gente era si è messa a ridere. Che Sì. Una persona. E quindi a parte la paura del debutto c'è sempre? C'è sempre, guai se non ci fosse la paura. Dobbiamo avere paura, terrore dobbiamo avere, perché solo così poi raccontava Zeffirelli con la Callas. La Callas aveva un terrore enorme di entrare in palcoscenico, e pare che nelle produzioni, insomma, dove hanno collaborato insieme, lei gli prendesse la mano e con le unghie lo feriva mortalmente. Quando poi
si apriva il sipario, lei entrava ed era la calla, ma tutto. Prima di entrare l'emozione era comunque, credo, la frase difficile, di lui, terribile. Dalle stelle alle stalle, la paura va vinta, la paura è tanta, devi vincere la paura, perché la paura ti fa perdere anche la voce, quindi lui dice dalle stelle alle stalle, quindi svegliati. Vittorio, invece ma stelle tu... alle stalle, ma anche tensione, cioè ci vuole è quella, non è, è la paura che ti fa tensione, tu? Io devo dire di no. No, lui non ha. Lui non si emoziona. No, penso che è il pubblico che ha tensione. Ma lui ha coraggio. Vittorio ha coraggio. No, sono i presentatori che hanno tensione quando invitano Vittorio. Sgarbi, naturalmente. Lui ha coraggio, non ha paura. E comunque il coraggio è una faccia della paura. Perché non puoi essere coraggioso se non hai paura, no? Ragazzi, tutti intelligenti qua. Anche il sindaco è stato bravissimo. No, il pubblico siamo noi ad aver paura di quello che può dire. Naturalmente. È vero, nonostante no? Non abbia firmato, abbiamo vinto a Ferrara, tu non l'hai firmato, cornuto non si... Scusate, ho fatto No, io intanto controllo che naturalmente sto vedendo la preparazione del terzo. Comunque, e ultimo senti, atto, parlando di cose un po' più serie. Ci manca tantissimo. Voglio farti una domanda a te, che lo conosci bene. Era De Firelli per la famiglia cristiana? O era convinto che fosse giusto avere anche unioni gay? O era per la famiglia cristiana con rigoroso spirito cristiano? Rigoroso spirito cristiano, sì. Rigoroso spirito cristiano. Questo è interessante, senza... perché... Questo veramente... Mi dicevi che l'ultima volta che l'avevi visto stava guardando in televisione il suo Gesù. Io ho chiamato Pippo sulle forme del cristianesimo, ho detto posso andare a trovarlo perché non sapevo. Sono entrato in camera e era Pasqua. E questo lui era stava... un mese fa, un mese no, mese era mese Pasqua, fa. Pasqua, penso. Pasqua fa. Dopo Pasqua, insomma, e stava vedendo il suo Gesù e mi faceva. Appena mi vide, ho detto Franco, sono venuto a trovarti. Era felicissimo. La luce, si è illuminato, l'amore, subito baci. Cioè, Franco era fisico. Era la vita, era la fisico. Ma come faceva a contenerti quando avete lavorato? Perché no, tu a sei me veramente... non mi ha mai contenuto, anzi, a me mi ha detto che più ce n'è e meglio è. Dice, poi magari lo togliamo. Però Franco è l'unico regista. Si divertiva molto con te. Immagino. L'unico regista che a me mi ha sempre detto è meglio togliere che dover mettere. Nel senso, io faccio meno fatica a dirti due tre cose, certo, da limare che doverti dire un over devi fare togliere, fai quello che vuoi e poi esatto. ti e anche con te entrami in scena e ti diceva si metteva al tuo posto, sì, anche a me faceva con Violetta te. A me ha fatto la Gheorghe, ha preso proprio il posto della Gheorghe e adesso prendimi, dai, prendimi, fai così, cioè io mi trovavo con Franco che dovevo fare dall'altra parte. Beh, lo faceva con tutti comunque, sì. Sì, oppure faceva Alfredo per lei, insomma, era molto cinematografico, è uno che dava delle direttive ben precise. Sì, come dicevi tu, diciamolo, sì. Questa cosa, ripetiamolo, sì. Perché è una Traviata fantastica, unica, tant'è vero che due degli atti sono stati copiati proprio dal film, no. La Traviata, il film con Domingo, no, sì. La Strada, quindi sono derivati dal cinema, sì, sono stati presi proprio dalla, dai bozzetti, erano i bozzetti cinematografici, perché lui il film l'ha fatto, la Traviata, sì, con, sì, Domingo, sì, La Strada, quindi si è citato, ha fatto, sì, sì, esattamente. Devo dire che è stato merito, e bisogna dirlo, di Cecilia Gasdia, esatto, che è un'amica, perché l'amicizia esiste anche tra colleghi, è stata una sua idea. Cecilia Gasdia ha avuto una bellissima idea e devo dire che bisogna sottolineare questo, che per una donna prendere in mano un teatro come questo, per di più gestirlo, veramente bisogna avere una capacità e un grande coraggio, quindi Cecilia, veramente complimenti. E non avere paura, quindi torniamo. Lei non ha paura. Cecilia è stata una delle grandi traviate per Zeffirelli, sì, perché ebbero un'esperienza straordinaria con un grande maestro che era Carlo Schleiber, sì. E fu una serata magnifica. Bello. La prima, l'inaugurazione a Firenze, poi andarono a Parigi, però lì poi la ripresa Muti a quel e tempo. Quindi? E quindi sì, però quindi è stata un'esperienza straordinaria per la Gasdia. E quindi cosa? No, volevo dire, no, siccome hai detto poi la presa Muti, e no. Quindi... La Gasdia l'ha presa Muti? Muti. No. Allora, bene, è arrivato il momento, non della reclama, ma della presentazione del terzo atto. Prego, presenta. No, presento. Dirlo, grazie, no? Quindi anche a Cecilia Gasdia, grazie anche a Gianmarco Mazzi, che veramente, insomma, un po' sempre il Deus ex machina di tutto. Siamo arrivati al terzo atto che tu conosci bene, che tutti voi conoscete bene, è la resa dei
racconti, Violetta è in fin di vita e lo sa, sì. Il padre di Alfredo le ha scritto una lettera in cui le confessa che ha raccontato tutta la verità al figlio e ora Alfredo sta correndo da lei. Per un attimo Violetta si illude di poter ingannare il suo male, spera naturalmente che le resti ancora un po' di tempo da vivere, per vivere il suo sogno d'amore. C'è questa specie di sentirsi meglio, che pare sia tipico di chi sta per morire. Lei invece resterà solo il tempo di un ultimo abbraccio, il terzo atto. E noi abbracciamo voi, cari telespettatori. Esatto. Evviva Franco, grazie a voi. Thank you.
frate. Questa notte è più tranquillo il sonno. Coraggio dunque, la convalescenza non è lontana. Oh, la bugia pietosa ai medici è concessa. Addio, a più tardi. Non mi scordate. La tisi non le accorda che la promessa, la disfida ebbe l'uomo, il barone fu ferito, però migliora, Alfredo è in stragno suono, il vostro sacrificio io stesso gli ho svelato, egli a voi tornerà il suo perdono, io
ad un avvenir migliore. Giorgio Germont. È tardi! Ma il dottore a sperarmi.
sorte. Più nulla. Annina, dammi a vestire. Adesso, attendi. No, voglio uscire. Thank you.
Roma. Cessarono gli spasimi del dolore. In me rinasce, rinasce. Agita. Ballo Giuseppe Picone, che colori, meraviglia. Dal vivo sono ancora bellissimi, dei colori meravigliosi. Sono ancora, stavamo commentando, abbiamo visto appunto il corpo di ballo col coreografo Giuseppe Picone, l'orchestra, il coro, tutte le maestranze che hanno collaborato. Dicevamo dei colori che dal vivo rendono ancora molto di più. No? Sì. Sono ancora più belli questi applausi. A scena aperta, applausi in crescendo all'Arena di Verona rispetto al primo atto. Si è arrivati via via. Alcuni gridano Franco. Franco! Alcuni gridano Franco. Il pubblico è tutto in piedi. E questo è una standing ovation incredibile, una prima eccezionale. Adesso toccherà a te il primo di agosto interpretare. Insomma. Alfredo. Io spero che ci sia come c'è stato questa sera con noi, perché Franco era presente, e spero ci sia anche il primo di agosto. Un parterre meraviglioso. Davvero un grazie particolare, lo vorrei tributare a tutti, davvero a tutti coloro che lavorano e che danno l'anima per l'Arena, anche dietro alle quinte. Anche noi, anche qui. Anche a noi, a Cecilia Gasdia, a Stefano Trespidi, che mi aiutano sempre a comprendere l'opera. Guardate che colpo d'occhio, che colpo di scena. Che meraviglia. Gianmarco Mazzi. Gianmarco Mazzi. Poi questa casa, io sono rimasto, ti ho detto, sembra un po' la casa delle bambole, no? È la casa un po' delle bambole, perché io, bellissima. Vedere i bambini che giocano, come dicevano prima, in Franco è rimasto quel bambino, e forse questa casa che abbiamo qui è anche un po' giocare con i cantanti, giocare un po' con tutti, no? Certo. Ecco tutti i protagonisti. Beh, questo è il momento più bello, gli applausi. Per te, davvero. Beh, per io voi. Devo dire che si aspetta questo momento con ansia, perché è il momento, siamo in un'arena, quindi tu devi sapere, e diciamolo, l'opera è live, non solo stasera è live, ma gli artisti non registrano. Quindi oltre ad avere una grandissima difficoltà di tempo, perché stanno cantando all'aperto, l'umidità e tutto, quindi tre ore e mezza rimanere in questa concentrazione, e soprattutto arrivare, ecco, a questi applausi che sono singoli, no? I soli cosiddetti, aspettare un pubblico che potrebbe anche dire la sua, e quindi certo, no?
con molti io comunque ho lavorato, sono dei ruoli caratteristici. Mi dispiace quasi, come dire, parlare, no, sopra queste immagini, perché il sorriso anche degli artisti che sono felici di arrivare, esatto, in questo momento, no? E diciamo che stasera la presenza del Presidente della Repubblica, si sono davvero riunite grandi eccellenze italiane, l'Opera, Giuseppe Verdi, la Fondazione Arena di Verona, la Rai Radio Televisione Italiana, e tutto questo in Mondovisione, una serata che ci rende orgogliosi di essere italiani, davvero. Di portare questi colori in giro per il mondo, ma soprattutto la lingua italiana. Non dimentichiamoci che l'opera e la musica aiutano in questo caso anche ad imparare la nostra lingua, che è meravigliosa. È stata una serata magica, davvero magica, davvero straordinaria. Io direi di chiudere, se siete d'accordo, sugli applausi continui dell'Arena di Verona, perché mi sembra quasi di turbare questo momento di festa e di gioia, e tutta l'arena è in piedi per loro, e quindi anche noi ci uniamo ci voltiamo e ci uniamo agli applausi dell'arena. Grazie a Vittorio Grigolo. Sei grazie. Stata la mia Violetta. No, sei stata per una sera sono stata la tua Violetta, ma tu sei veramente un grande artista. Beh, veniamo sono a vederti presto. E lo grazie. Sarò qui il primo di agosto. Lo sarai qui il primo di agosto con Placido Domingo. Grazie. Applausi anche per noi. Anche per loro. Ecco Leonucci.
canta. Libia, Libia, lei è di carici, la pensa il fiore, e la fugge, fuggeva in ora, si ne frira, muta, Libia, Libia,